La lezione di oggi si concentrerà sui procedimenti speciali. In particolare vedremo cosa sono e quali sono, passando in rassegna il giudizio abbreviato, il patteggiamento, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato, il procedimento per decreto e infine la sospensione del processo con messa alla prova e l'oblazione. Partiamo subito da una riflessione che possiamo permetterci di fare solo a questo punto del corso, dopo aver visto così tanti istituti e dopo aver avuto un po' di contezza della lunghezza del procedimento penale. Vi rendete conto di quante garanzie e accortezze sono necessarie per pervenire a un giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio su quella che è la vicenda? Ecco che il legislatore si rende conto che tutto questo iter può davvero avere una durata eccessiva e appronta quelli che sono dei moduli di procedimento semplificati, alleggeriti. Per far questo però è necessario riflettere sul fatto che optare per la brevità significa anche perdere qualche garanzia. È proprio per questo motivo che a questo tipo di procedimenti si può accedere solo ad alcune condizioni, che vedremo tra poco insieme. Una di queste è in alcuni casi il consenso dell'imputato, ad esempio. Per incentivare l'utilizzo di questi moduli speciali, il legislatore poi concede alcuni benefici che non mancheremo ovviamente di evidenziare. Ma andiamo per gradi. I procedimenti di cui parleremo sono disciplinati dagli articoli 438 CPP e seguenti e si differenziano principalmente dall'ordinario procedimento perché omettono una delle fasi del processo, che oramai sappiamo tutti essere udienza preliminare e dibattimento. Partiamo dal giudizio abbreviato. È un procedimento speciale, come dicevamo, che consente al giudice di addivenire a una decisione di merito già nella fase dell'udienza preliminare, usando quelli che sono gli atti che sono contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari. Si connota quindi per il fatto che chi accede a questo tipo di modello beneficerà di una riduzione di pena nella misura di un terzo in caso di delitti e della metà nel caso di contravvenzioni. La pena dell'ergastolo, invece, viene sostituita da una pena della reclusione a 30 anni. Necessaria per attivare questo rito è la richiesta dello stesso imputato, senza nemmeno che ci sia bisogno del consenso del PM. Questa richiesta deve assolutamente essere fatta entro e non oltre la formulazione delle conclusioni dell'udienza preliminare. Una cosa molto importante, la parte civile non potrà impedire all'imputato di accedere a questo tipo di rito abbreviato, ma potrà non accettarlo, con la conseguenza che il processo civile nel merito non verrà sospeso e che l'eventuale sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato non avrà effetti nei suoi confronti. Il giudizio abbreviato può essere poi secco o condizionato.